della rubrica cosa mi metto e oggi ho deciso di diciamo creare un outfit e un make-up per un pomeriggio fra amiche per prendere un aperitivo. E come vedete ho scelto questo outfit qui. E dove appunto ho scelto, diciamo, un look molto, davvero molto semplice, formato da uno skinny jeans grigio, dal lavaggio grigio, una magliettina bordeaux, cosa che a me il bordeaux in questo periodo piace tantissimo, stivaletti e borsa appunto bordeaux, e poi ho puntato di più per, diciamo, valorizzare un po' questo outfit sugli accessori, ovvero abbinando una di queste collane che vanno adesso molto, diciamo, voluminose, che però su una magliettina semplice secondo me sono fantastiche e non ne ho nemmeno una, dovrò rimediare. Un braccialetto semplicissimo, appunto argento, e poi appunto un make-up che, come vedete, sugli occhi ha i toni del grigio e dell'argento, ma non ho voluto caricare molto, diciamo, è uno smoky davvero molto molto leggero. E ho voluto riprendere il bordeaux sulle labbra. Spero che vi piaccia. Fatemi sapere con un commento appunto se vi piace sia l'outfit che il make-up. E vi lascio al tutorial. A dopo! Iniziamo subito dal correttore. E come sempre mi vedete utilizzare il mio carissimo Instant Anti-Age della Maybelline. Sistemo le sopracciglia con la Natural Draw Designer della Benecos. E applico un primer su tutta la palpebra e utilizzo la Low Stage della Essence. Oggi proverò con voi dei nuovi pennelli che mi sono arrivati. Quando vedrete questo video probabilmente avrete già visto il video haul, e sto parlando dei pennelli che mi sono arrivati di Bycoin. Quindi lo voglio provare con voi. Mi sono appena arrivati tipo un'ora fa e quindi sono super super curiosa. Con un pennello piatto vado a prelevare un ombretto grigio perla come questo qui. Vabbè, levo l'applicatore. Questo qui è della Pupa, della collezione China Doll del numero 03. E lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile. È la prima volta che provo anche questo ombretto. Come prima impressione dico che secondo me è di qualità minore rispetto agli altri Pupa, perché ha tanti tanti brillantini come vedete, ma lascia proprio poco colore, insomma, per essere un grigio. Però la cosa buona è che i brillantini rimangono lì e non vanno più di tanto in giro, almeno per adesso. Non voglio parlare troppo presto. Dalla Naked invece vado a prelevare il grigio, diciamo, più scuro, che ha questo qui, il Pistol. Lo prelevo con un pennellino leggermente angolato, eccolo, come questo qui. E lo applico alla fine dell'occhio. Metto poco alla volta perché comunque non voglio un effetto, diciamo, troppo scuro, anche perché comunque è un trucco da pomeriggio. Ora con un pennellino da precisione, che non trovo, eccolo qui, applico proprio una punta di nero. Metti a fuoco. Ok, alla fine dell'occhio. E la metto, diciamo, a V, in modo che così prende anche la piega. Ho fatto una spiegazione un po' schifosetta, ma spero che mi avete capito. Giusto proprio per scoprire la parte finale dell'occhio. Prendo un pennello grande da sfumatura.
e prendiamo appunto uno di questi qui nuovi. Prendo questo qui, come vedete è bello ampio. Prendo proprio una puntina di nero e lo continuo a sfumare qui bene. E riprendo il colore della pupa usata all'inizio con lo stesso pennello e vado a sfumare tutto quanto bene. Sempre dalla Naked con un pennello grande e applico Foxy di illuminante sotto l'arcata. Non voglio appesantire ulteriormente lo sguardo, quindi non andrò a mettere eyeliner, anche se insomma ci sarebbe stato bene. Ma metto una matita nera all'interno dell'occhio e utilizzo questa mini della Lancôme. Infine applico il mascara e utilizzo questo qui della Lancôme, che è l'Hypnose Doll Eyes. Si mette a fuoco, ok. Questo è l'effetto finale, un trucco luminoso, carino, insomma, per l'outfit che ho creato e secondo me per un aperitivo insieme all'amica ci può stare. Cioè, come vedete da lontano non risulta un trucco eccessivamente carico. Faccio al volo l'altro occhio e torno. Eccomi qui con entrambi gli occhi truccati e passiamo al resto del viso. Applico su tutto il viso una BB cream e utilizzo questa qui della Sobio, che è quella con la texture leggera, e la vado poi a stendere bene con una spugnettina il lattice. Ho parlato troppo presto prima per quanto riguardasse i brillantini, perché ce l'ho praticamente da tutte le parti. E adesso con una cipria colorata, utilizzo questa qui, la 2-in-1 Makeup and Powder della Essence, con la sua spugnettina vado anche insomma sia a levare i brillantini e a passarla dove più mi interessa. Ora proviamo anche qui un nuovo pennello, provo ad utilizzare questo che è un pochino più a punta per provare a fare un po' di contouring, vediamo. E utilizzo la solita terra opaca della Sun Club della Essence. Ora, con un pennello piccolino da viso, insomma, vado ad applicare un blush e utilizzo quello che ormai avete visto che è in realtà un ombretto, che è il Kensington Garden della Nelly Cosmetics. E ne metto proprio una punta sulle guance. Passiamo infine alle labbra. Vi faccio vedere un prodotto che non avete mai visto perché l'ha monopolizzato mia madre e oggi ho detto mi serve per il tutorial. Intanto traccio il contorno labbra con questa matita della Essence, che è la Lip Liner 08 Red Blush, che ha un diciamo color mattone. Mi vedete sempre sfumare il contorno delle labbra perché non mi piace assolutamente definito, cioè questi ovviamente sono gusti. E il prodotto che vi voglio far vedere è questo matitone con la scritta ormai un po' sbiadita, che si chiamava Lip Pen della H&M. Questo qui è il numero, bella domanda, eccolo qui, Cherry Lips. Ed è questo matitone che io avrò usato sì e no due volte, perché da quando l'ho comprato se ne è innamorata mia madre e lo usa sempre lei. E
ed è proprio un bel color bordeaux, insomma mi piaceva tantissimo e con questo look. Ecco qui il risultato finale. Ah, a me questo rossetto piace tantissimo ed è proprio per questo che non ho voluto caricare troppo gli occhi, perché comunque cioè, il rossetto, vedete, è abbastanza importante. E comunque vi straconsiglio questi matitoni H&M. Io non so se, cioè, se le altre colorazioni sono come queste, perché ho solo questa qui, ma dura davvero tanto e sono morbidissimi, cioè anche da rimettere in borsa e stendere al momento, magari quando ci accorgiamo che sta svanendo il colore. Sono davvero carini e mi sembra che lo paga intorno a 2,90 o 3,90, qualcosa del genere. Questo insomma è il look e a me piace davvero molto, sia perché appunto gli occhi non sono troppo carichi. Diamo importanza un po' alle labbra. Fatemi sapere se vi piace e cosa ne pensate, e ci vediamo al prossimo video.